porto Venere e i suoi colori. C'è un bel vento teso che questa mattina non c'era, però un'acqua molto bella, tesa, senza tanti problemi. Ed eccoli qua sull'UFO che giungono a Porto Venere per il grande tuffo, la grande traversata, la Bairo, 36esima Bairo. Armando, grande Armando! Ciao Di Carlo, tutto con tanta passione, tanta voglia di vincere, ed è la gloria della Bairo, una Bairo interessante, una Bairo con 360 ragazzi, perciò 360 atleti vuol dire molto. Il numero dei nuotatori in acqua aumenta, fino a che non saranno selezionati tutti non si può muovere, e poi comunque la partenza sarà in mezzo al canale, li vedremo partire di qui, ma poi la vera partenza è in mezzo al canale con il fischio di avvio. Vediamo il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, che è sull'imbarcazione con il motorvela a tutelare, guardare, vigilare su quello che sta accadendo. Ed ecco, hanno dato il via. Vediamo quante braccia si alzano insieme per iniziare a fare il proprio percorso, e ora fino alla fine non smetteranno di nuotare.
prima di arrivare al cono siamo ritornati indietro per vedere il gruppo che si è leggermente, quel gruppo che seguiva, che si è leggermente distaccato, un po' dissolto, però hanno mantenuto il numero abbastanza alto per, di gran lunga stanno lavorando per non distaccarsi più di tanto dalla, dal gruppo, cioè dai primi. Un divario non esagerato, di grande valore, perché non sono distanziati di tanto e veramente non hanno mai smesso di nuotare. Avanti c'è Ghettini che sta facendo ormai il vuoto, è rimasto da solo. Andiamo a vedere l'arrivo di Ghettini per dare così il grande premio a un campione che, partendo da Porto Venere, non ha mai mollato e ha sempre amplificato il suo vantaggio, ha sempre tenuto in grande forma la sua performance e nel solito tempo ha dato ampio risultato a questa grande gara che sta compiendo. Ghettini è in prima posizione, da solo è un po' stanco perché aver fatto una gara tutta da solo. Ghettini in prima posizione, stiamo entrando nel cono, qui abbiamo il drone che sta seguendo il Ghettini. Un anno di allenamento per dare così corona a una gara importantissima. Siamo vicini al cono e ora si deve infilare. Vediamo lì sul pontiletto del Lido tutti i bambini che stanno a vedere. E vediamo il suo arrivo. Vediamo l'arrivo di Ghettini in questo momento, che entra dal cono da solo. Un anno di preparazione per arrivare a questo risultato. Sta andando alla grande, bisogna andarci fino in fondo. Forza, sentiamo il sostentamento degli amici. Che sono intorno e lui è dentro al cono da solo. Ha tenuto il divario che c'è fra lui e il secondo. Grande gara da solo. Onestamente non so adesso il tempo, perché non avevamo preso il tempo. Ed ecco il Ghettini che sta arrivando in fondo. Applausi per il Ghettini. Applausi per il Ghettini che sta arrivando in fondo. Una gara splendida. Ed eccolo! Gli manca ancora qualche metro. Ed eccolo che entra in questo momento Ghettini, che si vince la gara. Ghettini, una gara entusiasmante, ma il secondo
Ghettini ha vinto la sua gara, la sua performance, una grande gara, un abbraccio tremendo, bellissimo, una gara di sostentamento, grande performance di questo ragazzo perché si è portato avanti, è della Rani Nantes ed ecco arriva anche il secondo. Arriva anche il secondo degno avversario. Ghettini, Ghettini, vieni qua, due parole, va. Ed ecco il secondo che giunge in questo momento. Secondo arrivato Tempesta, e abbiamo avuto adesso questa informazione. Arrivare altri due. In questo momento stanno arrivando il numero 5 in terza posizione, Taverna è in terza posizione, quarta posizione il numero 6 Matteo. E ora abbiamo un gruppetto che sta venendo a veramente una grande volata. Vediamo questa volata. Grande soddisfazione per questi nuotatori. Ed ecco qua il gruppetto che non ha lasciato niente al caso e ha mandato veramente... Altri nuotatori, ce n'è uno che sta entrando in questo momento, vediamo l'arrivo. Massimo Milani. Massimo Milano. Massimo Milani sempre presente alla competizione. Altro arrivo. Ed eccolo. Così come è accaduto a Porto Venere, qua è alla rovescia, ognuno che entra viene smarcato per fare il controllo determinante per sapere se sono tutti arrivati e se c'è qualcuno in mare, insomma se c'è delle preoccupazioni o dei lavori di sicurezza da tenere in considerazione. Abbiamo un gruppo in arrivo laggiù in fondo, una battuta, una volata, bracciata su bracciata per terminare. Non è tanto il tempo, ma è la voglia di battere sotto il cartellone.
Ecco qua. Un gruppo sono in fila perché devono essere smarcati. Altro arrivo. Altro arrivo. È arrivato Papì, Papì. Il 210. Vediamo la contentezza del... E ora abbiamo un altro bel gruppo in avvicinamento. Sono abbastanza in linea, con grande velocità, cercano di tagliare il traguardo. Un arrivo fulminante, uno dopo l'altro. All'ultimo tocco vediamo l'arrivo, uno. Un due arrivi in gruppo veramente eccezionali, e infatti l'aveva detto Bertagna che la qualità dei nuotatori era più alta, e effettivamente lo dimostrano anche i ragazzi che stanno arrivando, e sono già arrivati perché è già un numero altissimo. Stiamo terminando anche questo gruppo, ma ci abbiamo da Milano che ci sta aspettando, perché è arrivato primo. Vediamo qui le file per smarcarsi, è come essere alla punzonatura, perciò vuol dire che sti ragazzi ce l'hanno messa tutta e sono veramente capaci di fare il nuoto. Allora, siamo insieme con Da Milano. Massimo Milano. Massimo Milano, una giornata importante per te, una giornata che io ti ho già visto tante volte. Sì. E sei un assiduo. Ne ho fatte oltre 20. Quanti ne hai fatte? Oltre 20, peccato non le ho contate. Vabbè, però. Anche se non le hai contate, le hai fatte, io perciò. Ho iniziato nel 1989 la prima, e poi tutte le volte che sono potuto venire sono venuto. Di dove sei, Da Milano? Allora, io sono dell'Argentario, Porto Santo Stefano. Ma fai di sì, moto? Faccio il circuito di fondo. Ormai da tanti anni. Sono dei più, credo che in acqua uno di quelli che ha gareggiato da prima di tutti, non c'è nessuno prima di me. E illustri quanti ne abbiamo? Qualche palmarès importante. No. Allora, a livello master ho vinto tutto in Italia, da quando sono master. Poi prima sono stato anche nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Sono arrivato al migliore prestazione, quarto nel circuito di Gran Fondo e sesto nella prova unica. Ha fatto una nazionale, sì, le mie soddisfazioni da ragazzo me le sono tolto. Ora si viene più per divertirsi che non per gareggiare coi primi, perché d'altronde. Già stato. Sì, sì, più di 20 sicuro. Ho fatto parecchie volte, eh. Sì, sì, sì. È vero. Si viene sempre perché è bello qua. Sei contento oggi? Sì, per me serviva una gara con un po' più mare, un po' più mosso. Io sono nuotatore di mare. Ma è il periodo? No, in un paio di punti c'era, soltanto che o a favore o comunque. Diciamo che il pezzo un pochino più duro è stato uscita dalla diga fino a fuori Sant'Erenzo. Sì, sì, quello infatti è dove ho staccato tutto il gruppo, dove stavo. Sì, sì. Contraria. Sì, sì, tu questo ultimo pezzo c'è stato un po' di corrente contro. Ti ringrazio per l'intervista. Ciao, è stato un piacere, al prossimo anno. Benissimo, ciao, a dopo. E qua continuano gli arrivi, abbiamo visto veramente
un sacco di personaggi, altro arrivo in gruppo, e veramente oggi dovremo fare molto presto a levare le tende per primo da Milano, e anche lui una ventina, è come Di Carlo, anche Di Carlo nella sua qui qua. E ora in fila per essere... Ancora arrivi e ne abbiamo un altro gruppo in fondo. Veramente oggi è altro che siamo nei tempi più che interessanti. Si sta formulando un grande gruppo e onestamente c'è dei numeri eccezionali. Il nuoto avvince e poi insomma è un'attrazione che piace. Guarda, io sono di qua.